Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Siamo in un'altra puntata del mio decluttering. Oggi vi faccio vedere le matite occhi e l'eyeliner. Sono un bel po', devo dire, quindi un colore diciamo prevale più degli altri in questo reparto delle matite. Vi do la precedenza a voi, godetevi il video e poi in caso ne parliamo alla fine. Allora, qui abbiamo matitoni, eyeliner, tutto quello che riguarda gli occhi. Alcune cose ovviamente li butto, e altre cose li regalo e tutto il resto ovviamente lo tengo. Inizierei con matitoni, così ce li togliamo qui. Vedo due matitoni, questi qui di Kiko. A me questi piacciono tantissimo. Questi matitoni non si tolgono nemmeno con una salviettina, devo utilizzare soltanto il bifasico. Mi sono trovata benissimo e quindi questi li tengo. Poi eyeliner. Questi sono delle eyeliner, alcuni sono di Kiko, altri sono di Zoeva. Questo non so nemmeno se scrive. Sì, vabbè, scrivo pochissimo, comunque lo butto io, è appiccicoso al massimo, non si può nemmeno toccare. Aspettate che mi prendo una salviettina perché sennò mi rimangono le mani appiccicose. Quindi questo ad esempio è quello di Wycon, questo l'ho utilizzato tantissimo. Sotto avevo messo una tinta labbra blu e al di sopra ho messo questo, quindi questo ancora va e quindi lo tengo. Vediamo, cerchiamo se ci sono infatti qua. Questi sono tutti quelli rovinati di Zoeva, quindi questi li testino. Ce ne sono altri. Qui c'ho un eyeliner di Wycon, non so se si vede, ed è tutto crepato, quindi ovviamente lo cestino. Poi ce ne sono altri. Qualche cosa vabbè, facciamo i mascara. Allora, questi sono mascara di Kiko in edizione limitata. Uno era questo colore abbastanza particolare, sgargiante. Mi sono trovata benissimo. Questi li metterò nelle cose da come si dice nel video dei finiti. Questi sono proprio finiti, li ho utilizzati gli ultimi quest'estate, quindi questi li cestino. Come cestino anche questo mascara di Better Than Sex di Too Faced, mi sono trovata bene. Questo non mi ricordo se è il terzo, il quarto, il quinto, non mi ricordo. Comunque ottimo scovolino e io mi trovo benissimo con questo. Però vi ripeto, ve ne parlerò nei prodotti finiti, ci sono diversi. Mascara, sì, anche questi sono finiti, ma vi riporto poi all'altro video, è inutile prolungarmi in questo. Altro mascara. Poi avevo visto, ecco qui, questo eyeliner di Wycon, stessa cosa avevo fatto con il precedente, li utilizzo in questa maniera. Lo utilizzerò di nuovo per fare dei video per quanto riguarda Halloween oppure dei video per quanto riguarda me stessa. Se non li utilizzo, li cestino direttamente. Questi invece di Zoeva li butto perché sono tutti appiccicosi, quindi no, assolutamente. Se ne vedo altri, li cestino. Poi andiamo avanti, matitone di Kiko, questi sono gli ultimi che ho preso, sono quelli double, da un lato un colore, dall'altro la matita. Mi sono trovata benissimo e questi ovviamente li tengo tutti, se li trovo li tolgo direttamente, sia questi che questi qua che sono gli ultimi usciti, quindi questi mi sono trovata benissimo. E poi fatemi dare una sbirciata, tolgo quelli che vi ho fatto vedere poco fa, questi qua. Se volete un video dove li swatch, perché questi qua rimangono e dovete toglierli soltanto col bifasico, cioè normalmente non si tolgono assolutamente, quindi questi li tengo, sono buoni tuttora, anche per passare un po' di tempo. Poi andiamo sempre con il matitone Kiko, qui ne trovo uno, la matita doppia, sempre Kiko, ottime, anche quest'altro matitone, poi ce ne sono altri. Allora, così ad occhio no, comunque questi li tengo, mi sono trovata benissimo e mi piacciono. Poi, questo era un eyeliner di Kiko, ovviamente secchissimo, quindi lo cestino. Poi, questo è un altro eyeliner di Kiko, questo invece era buono perché l'ho utilizzato fino a un paio di giorni fa.
Infatti, ottimo. Perché l'avevo messo associato al Cookies Arrow, questo qui di Nabla, che è fantastico. I cookies li tolgo perché mi trovo benissimo. Vi ripeto, se volete un video ve lo faccio. Se ne trovo altri qui in giro, poi li tolgo. I Cookies Arrow di Nabla sono fantastici, infatti li compro, sono veramente portentosi. Poi un altro Zoeva lo tolgo. Poi questo è un eyeliner che è ancora chiuso, non l'ho aperto perché ancora lo devo provare, quindi lo tengo. Ci sono diverse cose che sono chiuse perché ancora non le ho utilizzate, così devono rimanere fin quando le utilizzo, tra cui la matita dell'Ivo Rocher, questo eyeliner di Aieco. Poi cosa c'era qui? Kat Von D, il tattoo liner di Kat Von D, questi ancora non li ho utilizzati, quindi rimangono chiusi, senza andate. Poi qui abbiamo un eyeliner di non so di chi, è mio di sicuro, no, vabbè, secchissimo, quindi lo cestino. Poi cosa abbiamo? Ah, questo è un lip look pencil, questa qui è uguale al Prep and Prime di MAC, questo vedete è fatta a cera, questo lo utilizzo per quanto riguarda le labbra, quindi non so perché è qui, ma comunque lo tengo. Lo metto di lato però questo, perché non c'entra niente. Questo nemmeno. Poi andiamo con Wycon e questo è un eyeshadow stick. Questo credo di non averlo mai utilizzato. Devo vedere se assomiglia a qualcuno che già ho, perché in caso questo lo regalo. Poi vediamo per i matitoni. Allora, questo è un eyeliner di Mina ed è un eyeliner marrone, ovviamente non ne ho marroni, quindi li tengo. Poi ho visto, infatti, i matitoni questi qui di Kiko, vediamo quanti ne ho, perché credo di tenerli tutti, tranne qualche colore più particolare, ovviamente. Sì, questi. Questo è di Nabla, ovviamente lo tolgo. E credo di averli tutti. Gli altri li avevo anche regalati, quindi. Questi li tengo tutti, tranne questo colore, che è un colore che io non mi piace. Se li volete, al solito, mettete un commentino e ve li faccio vedere. Quello che non tengo è questo. Sì, infatti me lo ricordavo. Non mi piace proprio il colore, quindi lo regalo. Poi avevo visto i Cupids, li togliamo. Questi sono gli ultimi arrivati, quindi questi tre li togliamo. Poi, allora, questo è di Shaka ed è un crayon. Questo lo metto di lato perché forse lo devo regalare a un amico, quindi lo metto qui di lato. Credo che gli regalerò anche qualcos'altro, sempre per quanto riguarda. Cupids! Altri due. Ah, un altro. Questo qui è sul nero. È un grigio fucile, anzi, non è un nero, è un grigio fucile. Allora, facciamo così. Vedo quelli di Neve Cosmetics. Prendiamo Neve Cosmetics e vediamo le colorazioni. Così forse mi potrebbe venire anche meglio controllarli. Questi, un pelo di Chloe. Poi un altro Cupids. Poi un altro Cupids. Sì, ciao cuore. Io ce l'ho sempre con quelli di Nabla. Sono quelli di Neve questi. Neve Cosmetics. E sono questi, se non mi sbaglio non ce ne sono altri di neve. Dovrebbe essere questi. Allora, di questi aspettate che li sboccio tutti e vediamo quello che tengo e quello che non tengo. Questo è un argento. No, questo no. Questo argento no. Questi sì, questi vabbè, questi colori è normale che li tengo. Poi questo sì, questo sì, questo sì. Sì, questi li tengo. Poi
Li tengo tutti, non posso swatcharli perché finiremo domani. Poi questi qui delle Bratz mi sono piaciuti, anche come scrivenza sono ottimi, quindi li tolgo pure perché mi piacciono, sono ottimi come scrivenza e tutto, quindi sì. Poi andiamo avanti. Questa è una matita piccolissima di Clarins, ancora non l'ho utilizzata, quindi la tengo. Li metterò nelle cose da utilizzare subito perché queste piccole me le voglio togliere davanti. Poi queste qui di Astra mi piacciono tantissimo, faccio vedere la scrivenza, questa marroncina e questa nera, mi piacciono tutte e due, quindi li tengo. Poi io ho un debole per le matite nere, ve lo dico perché ne vado pazza e quindi ne terrò tantissime, sono sicura. Allora, io direi di controllare per quanto riguarda le matite nere e metterle tutte in un lato, così da confrontarle per la scrivenza del nero, che poi vale sempre quello dentro la prima gigliare. Ricordiamocelo sempre, perché è sempre quella. Questa non è nera, questa è burro, questa è chiara. Velocizzo questa parte dove controllo alcune cose e poi vi dico quello che ho scelto. Allora, qui ci sono due liner sia di Avon che di Kiko, sono nuovi, non utilizzati, quindi li metto di lato, li utilizzerò. Queste sono due matite di... questa è metallizzata e la regalo, sono ancora buone. Questa è sempre un blu metallizzato, quindi la regalo. Non so se regalarle o... finirle di utilizzare, sinceramente, visto che già erano un buon punto. Non lo so, li metto in stand by, però per adesso le lascio qua dentro. Poi questa che è sul dorato e sinceramente non è una matita che prendo, quindi la regalo. Queste ovviamente sono matite che io utilizzo, mi piace anche il colore, quindi questa la tengo. Come tengo questa qui, sempre di Essence. Queste le metto anche dentro la prima ciliare, mi trovo benissimo con questa. Quest'altra di Kiko, ottima. Poi, quale abbiamo? Color burro. Questa non era color burro. Questa è quella cerosa, la tengo. Questo è color burro. Questa che colore era? Sì, color burro. E anche questa, giusto? Sì. Poi abbiamo quella di Kiko, quindi color burro ne ho un bel po'. Zoeva, che è più bianca, infatti, questa è più bianca. Questa di Wycon è un burro diverso. Sì, si capisce che è un burro diverso, vero? Questo è un burro. Oh, ma sono tutte e quattro una diversa dall'altra, quindi queste le devo tenere tutte. Vedete? Io scelgo, però qua ce n'è un altro e questa è sempre diversa. Io adoro le matite burro dentro l'occhio. Questa no, questo è un altro tipo di colore, è una specie di taupe, quindi la teniamo così non ce n'ho. Poi qui abbiamo una di Essence sempre, un'altra chiara, quella bianca ovviamente di Essence si tiene. Queste come sono? Che nemmeno me lo ricordo. Ah, questo è tipo un po' shimmer, quindi così non ce l'ho. E questa, beh, un altro colore direttamente, tipo un top. Ok, questa un'altra di Essence. Queste sono fantastiche, scrivono dentro l'occhio alla perfezione, quindi le tengo.
Queste per quanto riguarda le sopracciglia non le faccio spesso, infatti questa adesso la metterò qui. Mi capita di avere qualche buchetto e quindi la teniamo. Poi questo Lore Berry ed è un color, non è toccata, tipo una specie di bronzo. La regalo, ah, qui c'è è un bronzo, la regalo o la vendo. Tenete d'occhio il mio Vinted perché molte cose le troverete lì di sicuro. Poi arancione, questo colore nemmeno è stato utilizzato, ok, quindi non la swatcho, quindi perché se non è stata utilizzata significa che non l'ho nemmeno toccata, nemmeno dall'odore. Poi andiamo sempre con Essence, questa marroncina, anche questa non è stata toccata, quindi per non essere stata toccata significa da vendere o regalare. Andiamo avanti, sempre queste qui. Come si dicono, non temperabili, facciamo così. Queste di Avon, mi ricordo che l'ho utilizzata, infatti, guardate. Oh, addostai, addostai. Eccola qua, guardate quante ne manca. Questa la metterò di lato e la utilizzerò nelle cose da utilizzare subito. Vediamo se ce ne sono altre automatiche. Quest'altra di Avon, queste mi sono piaciute tantissime, infatti sono quelle forse più consumate. Sì, queste sono quelle più consumate. Queste le tengo e le metterò nel reparto da consumare subito. Poi, altre retraibili, ce ne sono. Un'altra di Avon. E poi, questa è quella nera. Sì, quelle nere sono messe tutte qua. Quest'altra, sì, anche questa. Vedete? Queste sono quelle da utilizzare. Poi andiamo avanti. Vedo un blu metallico, un altro blu. Questo blu, questo dovrebbe essere un blu. Poi questo non è un blu, verde. Questi metallici, qui ci sono due blu. Questi metallici, sinceramente, credo di toglierli. Vediamo. Questo che colore è? È un grigio. Devo temperarli per vedere se li posso tenere o no. Però già questo metallico no. Questo lo metto nei forze. Poi blu. Questo è un blu, mi piace. Vediamo. Wycon, se si apre. Forse è nuova. Ok, questa è nuova e la tengo. Poi queste Zoeva, oddio, bellissime le matite di Zoeva. È un blu notte, leggermente più scuro. Quindi queste va bene. Che dite? Si vede la differenza? Sì, si vede, l'altra è molto più pigmentata. Poi ho questo colore che non ho in altre matite. Questo blu di, mamma mia, questo blu di Kiko. Che è molto chiaro, però devo fare la punta. Vabbè, questo lo tengo. E poi c'è questo metallico. E quello metallico c'è il mio forse. E lo metto nell'altro metallico. Forse quelli metallici li tengo in considerazione, ma devo controllare se li tengo oppure no. Questo è un grigio, ma non è stato utilizzato, quindi vediamo. Poi abbiamo un blu di Zoeva che sembra un viola. Ma dove sono le punte? Queste le devo temperare. Ok, quelle temperabili le metto di lato perché le devo temperare e controllare se li tengo oppure no. Allora, andiamo avanti. Verde. Questo non mi piace. Questo colore non mi piace. Un altro blu. Non c'è la punta, quindi lo metto qui di lato. Zoeva verde, questo verde non lo posseggo in nessun colore, quindi lo tengo. Poi sempre Zoeva, questo marroncino che non c'è la punta, quindi lo devo controllare. Un altro, questo non l'ho nemmeno utilizzato, quindi significa da dare. Questo mi piace come colore, è un grigio top scuro, più scuro di questo qui, quindi lo tengo. Poi
Andiamo con Essence, facciamo così. Allora, queste piccole, tra Y con Essence, vabbè, fa niente. Mettiamo così. Allora, questo è un colore. No, non mi piace. Poi andiamo con questo, che è un grigio carino. Non assomiglia a questo. No. Ok, questo lo tengo. Poi questo verde, non ho verdi in questa maniera, ma non mi piace. Il giallo, idem. E credo anche questo. Sì, non mi piace. Poi andiamo con questi di Zoeva. Zoeva, Zoeva, Zoeva. Zoeva. Ok, vediamo Zoeva. Questo è una specie di dorato. Ok, questo sì. Questo viola. Sì. Zoeva, credo di tenerli perché mi piacciono proprio come tipologia di colori. Questo lo tengo, è un bronzo. Il verde l'ho fatto vedere. Ed è questo. Ok. Questi vanno bene. Ok. Siamo sul viola. Questo lo posso anche tenere. Questo è un grigio bello. Lo teniamo. Vabbè, questi li tengo. Sono colori che di norma non posseggo. Vedi questo blu? Questi altri colori sono colori che io di norma utilizzo, vedi? Questo è dentro la rima. Questo sì, anche questi qua. Forse questo è più dorato. Vediamo com'è. Vabbè, ho tolto quelli e mi tengo questi. Anche questo, vero? Sì. Ok. Questi li tengo tutti. Allora, li ho suddivisi per quanto riguarda Kiko, Wycon, Misty, Astra e Avon e Misty ancora sigillati. Allora, partiamo per quelli diciamo sigillati. Spostiamo un pochettino il tutto. Mettiamoli così. Allora, quelli sigillati sono Max Factor. Questo di Lotti London. Makeup Forever. Questi sono quelli sigillati. Quindi questi li tolgo perché in automatico li utilizzerò ovviamente. Quindi questi li tolgo. Poi abbiamo, per quanto riguarda questi misti, abbiamo Bobbi Brown, questo Urban Decay, Deborah, Nabla. Allora, iniziamo col togliere Deborah, perché l'ho provato e mi piace, Nabla, Urban Decay, Bobbi Brown, Nabla, sono quelle che sono costati di più, Clinique, Maybelline, che sono quelli che questa di Essence è ancora sigillata perché l'ho trovata nel calendario dell'avvento l'anno scorso, e Pupa. Queste mi piacciono, li utilizzo a giro perché ovviamente occhio ne ho uno solo. Li misurerò perché alcuni sono retraibili, ok, ma li confronterò la mina di quelli temperabili e anche di quelli retraibili e li metterò nelle cose da utilizzare subito. La stessa cosa anche per gli altri, però volevo fare una cernita di alcuni. Allora, qui abbiamo quella di Essence, ne abbiamo due, quindi li possiamo anche confrontare per quanto riguarda il nero. Questa è quella retraibile come nero e questa è quella, vedete, i neri sono uguali perché mi trovo bene. Questa di Sien e ancora la devo utilizzare anche dentro l'occhio, quindi la tengo. Collistar, la stessa identica cosa. Poi abbiamo quest'altra di Sien, vediamo, le colorazioni sono differenti, vediamo il nero. Una è questa, scrive ottimo, è leggerissima, e poi quella a matita.
Allora, preferisco di più quella a matita che questa, quindi questa la tolgo. Poi, qui abbiamo NYX. Di NYX ho soltanto questa, è anche piccolina, quindi l'ho utilizzata. Alcuni scrivono dentro l'occhio, ve l'ho detto, altri no. Sibella l'ho presa al mercato e mi piace. Anche Wet n Wild, guardate che matitone che c'è di Wet n Wild, enorme. Poi c'è questa che ancora non l'ho utilizzata, quindi la tengo perché ancora non l'ho utilizzata. Wycon. Di Wycon abbiamo queste quattro matite. Iniziamo. Allora, questa è una matita occhi semplicissima nera. Già scrive e mi piace. Poi abbiamo questa che è un automatic eyeliner e scrive alla perfezione. Ho un debole per le matite nere. Poi c'è questa qui che scrive perfetta. Ancora Wycon. Anche questa. Ve l'ho detto, è difficile perché se scrivono bene non posso cestinarle perché li posso utilizzare, infatti li lascio tutte e quattro. Vediamo Pico. Perché sinceramente anche se ne ho tante, io a ruota li utilizzavo. Però adesso farò come vi ho spiegato, si scrivono benissimo, farò diversamente. In base alla mina, sì. In base alla mina li utilizzerò. Questa mi sembra nuova, infatti, questa è nuova. Quindi questa la regalo. Sì, è nuova. Poi questa. Sì, ok. E questa. Sì. Niente, per le matite io ho un debole. Poi abbiamo Astra e Avon. Allora, quelli di Avon sono soltanto tre ed è questa qua, ottima, perché se scrivono, aspettate, questa è nuova, no, la punta è leggermente toccata. Io se li regalo, le matite le regalo alle mie sorelle, perché ovviamente se l'ho messa dentro l'occhio, anche se, sì, scrivono benissimo tutto, anche se di norma li potete temperare e regalarle. Anche ad altre persone, queste Astra, io adoro quelle di Astra. Questa no, non è stata toccata. Queste le ho prese tutte, erano tutte scontate. Sì, vabbè, altre di Avon. Sì, vedete? No, no, vabbè. Come non detto, tutte ottime. Tutte ottime. Ok, per quanto riguarda le matite nere, queste sono tutte le mie matite nere. Aspettate che ci dovrebbero essere altri ombretti. Vengo subito. Allora, poi ci sono quest'altri e sono quelli della NYX. Allora, prima di tutto ci sono questi qui di Essence. Vediamo come sono, se ancora hanno la scrivenza. Ce l'hanno, quindi li metto per quanto riguarda gli ombretti. Poi abbiamo dei matitoni. Ah, sono sigillati, bene. Matitoni, ovviamente li venderò o li regalerò perché non me ne faccio niente. Sono sigillati. Se non li ho utilizzati, niente. Nabla, questa qui è per quanto riguarda dentro l'occhio, quindi la tengo. Kiko Double. Sinceramente, questo nemmeno me lo ricordavo. Non è questo colore. Dovrei riprovare. E uno è questo. Lo metterò nei prodotti che devo provare. Se non mi piace, lo cestino. Poi abbiamo una matita di NYX. Questa è quella gelosa bianca. Quindi la tengo. Io le matite bianche mi piacciono tantissimo. Anche questa qui di Essence non la tengo perché è quella metallica. Quindi no. Poi questa della Crayon, quindi questa qui, mi piace tantissimo, l'ho già utilizzata. Questa vi faccio vedere la marca, che è una marca della Criolan, scusate, Criolan. Questa e questa qui, vi faccio vedere questo matitone. Ottimo, ottimo veramente, sono quelli proprio professionali, quindi la tengo.
Poi abbiamo un'altra di Nabla, quella cerosa, quindi la metterò, devo mettere tutte le matite cerose tutte da un lato. Poi ho questo qui di Essence, che mi trovavo benissimo anche sotto l'arcata sopraccigliare, quindi questo lo tengo, lo metterò tutto. Questo che cos'è? Di Nabla, ed è la stessa di questa. Ghost, sì, è un'altra Invisible, quindi questa la venderò. E poi ho i miei amatissimi matitoni. Allora, questo è il 603 ed è questo grigio che già assomiglia a questo, quindi mettiamolo da lato. Poi ho il 614 Lavender, bellissimo come colore. Poi ho Cottage Kiss ed è questo. Di questo sinceramente sono indecisa, lo metterò assieme a questo. Poi ho il 611 che è yogurt ed è questo colore. Poi abbiamo il 605 strawberry ed è questo rosa, no. Poi abbiamo il mio amatissimo zucchino. Bello, 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 ovviamente tengo. E ovviamente c'è Milk sigillato, perché Milk, l'altro Milk dovrebbe essere qua. L'altro Milk è questo. Ovvio che lo tengo. Quindi questi li tengo tutti. Adesso li sistemo a tutto e poi vi farò vedere. Per quanto riguarda però le matite occhi, credo di aver finito. Se non mi sbaglio sono tutte queste. Per quanto riguarda le altre cose, poi vi faccio sapere in futuro. Tolgo questi swatch e vediamo se mettere altre matite, tipo per quanto riguarda labbra, o fermarci qua, va bene? Allora, per quanto riguarda le cose da regalare, abbiamo fatto tutti questi. Questi sono tutte cose da regalare. Invece queste sono tutte cose da cestinare, alcuni sono finiti, altri ovviamente non sono più da poter utilizzare, quindi questi li cestino direttamente. Bene ragazzi, questo è il video per quanto riguarda matite occhi e eyeliner. Avete visto che ho un bel po' di matite nere, aiuto, ma cerco sempre la mia preferita in assoluto, quindi sono sempre alla ricerca della matita perfetta per quanto riguarda l'interno dell'occhio. Se avete qualche matita da consigliarmi che non avete visto in questo video, scrivetemi nei commenti perché la prenderò sicuramente, perché io cerco una matita nera ma che sia scrivente sul, diciamo, nella rima interna del mio occhio. Ditemi voi, aiutatemi voi se avete una matita un po' più particolare. Per quanto riguarda l'eyeliner, avete visto, ho soltanto quelli, non li ho aperti alcuni perché ovviamente devo imparare a mettere l'eyeliner perché sennò non c'è motivo di aprirli e farli, diciamo, scadere. Quindi prossimamente mi vedrete anche con degli eyeliner un po' più particolari, quindi piano piano faremo tutto. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!